Soprattutto la situazione dei giocatori, quelli disponibili, indisponibili, se c'è qualche novità rispetto alla conferenza che ha fatto pochi giorni fa. Tifosi ci siamo parlati del momento, è una cosa normale che appartiene a tutti, quindi tutti ci teniamo in Grosseto, abbiamo parlato di questo, ma con toni sicuramente gestibilissimi, quindi tutti siamo arrabbiati, non solo loro, e bisogna smettere di essere arrabbiati, basta, c'è altro da dire, la situazione è la stessa, che se i giocatori stanno tutti bene. Dopo martedì che l'ho visto un po' pensierosi, poi hanno ripreso gli allenamenti normali, abbiamo fatto una buona settimana, ci siamo allenati bene, i ragazzi mi sembrano mentalmente pronti per affrontare il proseguo del campionato e poi tanto quello che conta sono certo le chiacchiere, ma la domenica, domani quando fischia l'arbitro, si vedrà se quella reazione che ci siamo riproposti di dare avverrà o meno. Mister, buongiorno. Due domande. La prima legata, diciamo, al rientro di Frosali. C'è la possibilità che ci sia Riccardo Pedella a centrocampo, potendo disporre appunto di tutti, no? I tre ottimi centrali come Frosali, Possenti e Credella. È possibile appunto che il capitano avanzi sulla linea mediana? E la seconda domanda è inevitabile, gliela devo fare. Lei è diventato virale in questi giorni. La conosce tutta Italia adesso, come la sta vivendo la situazione? Grazie. Il discorso di Cretella non è certo limitato al fatto che il Frosale ci sia o non ci sia, quindi se il giorno decideremo di fare una scelta diversa la faremo, indipendentemente da Frosale o no, quindi vediamo, la cosa è completa, quindi questo ci dà l'opportunità di poter spostare anche i giocatori in altri ruoli o mantenerli nei ruoli esistenti. Chiaramente queste due partite si è fatto meno bene di quello che si sarebbe dovuto fare, questo vuol dire che bisogna stravolgere tutto e buttare il cappello per l'aria pensando che tutto quello che si è fatto fino ad oggi è sbagliato. L'approccio in Poggibonsi è stato sbagliatissimo, l'approccio di Livorno era stato giusto, purtroppo è stato sbagliato l'approccio del secondo tempo. Io credo che tutto parta da quello, non parta solo dal fatto che Cretella possa giocare a centrocampo o difesa. Abbiamo parlato oggi per l'ennesima volta, ma abbiamo riconfermato solo quello che ci eravamo detti. Alla fine la squadra ha preso, io ho i dati. Una persona apposta che mi guarda i dati, abbiamo preso 5 tiri, 5 gol. Io non ho mai visto una cosa di genere in 30 anni almeno, non mi era mai successo. E quindi è una situazione che, indipendentemente da Cretella, se no sembra che domenica la colpa sia di Cretella perché si è preso 5 gol. È un giocatore forte, è un giocatore che chiaramente, come tutti, in questo momento ha bisogno di ritrovare le certezze. Le certezze Cretella le ritrova se gioca a centrocampo, se gioca in difesa, se gioca a terzino, se gioca all'attacco. Questo è quello che ci si aspetta da lui e questo è quello che sicuramente mi darà, perché è un giocatore superiore alla media in questa categoria. Sulla seconda domanda, mister. Sulla seconda domanda, cioè, non mi tocca nemmeno perché io quando le cose vanno bene, così quando vanno male, io gli do un po' importanza a quello che succede intorno a me. Io sono abituato a guardare le cose che mi interessano, le cose che mi servono e le cose a cui voglio bene. Onestamente, andare a Striscia la Notizia mi può fregare di giusto, ma mi può fregare di meno. Fra l'altro, c'ero già andato, purtroppo ci sono andato per la seconda volta. Questo vuol dire che probabilmente, forse a Grosseto, perlomeno mi ricorderanno per questo, se mi ricorderanno come allenatore. Roberto, tornando a parlare di calcio giocato, ti confermo anch'io, ho fatto il montaggio degli highlights, 5 tiri, 5 reti, quindi lì ci sono tutta una serie di, diciamo, di concomitanze, di errori. Detto questo, che scorie pensi possa lasciare nella mente dei tuoi ragazzi aver subito 5 reti in 29 minuti e poi come si prepara, che insidie può avere un derby come quello con la Sangio? I momenti positivi, boh,
porta l'entusiasmo e quindi di conseguenza portano sempre a cose positive. I momenti meno positivi, negativi, qualcosa ti lasciano, però domani la squadra ha bisogno di dimostrare quanta forza interiore abbiamo dentro, perché in queste situazioni devi avere una forza interiore che ti spinge oltre tutto quello che ti succede intorno, quindi oltre le difficoltà che te tu puoi trovare. È chiaro, in questo momento reputo intelligente spostare un attimino l'obiettivo e pensare alla partita di domani, cioè andare in campo a dirgli che bisogna vincere il campionato domani è uno sbaglio gravissimo. Secondo me domani bisogna dirgli: signori, oggi c'è la San Giovannese, domani, domenica prossima c'è la Teramovese, e così via. Cioè noi in questo momento bisogna affrontare di partita in partita senza pensare a quello che fanno gli altri, alla lassifia, a quanti punti di distanza c'è. Bisogna far bene, bisogna riportare, come ho detto in conferenza, bisogna necessariamente riavvicinare tutto quello che abbiamo e che ci ha sempre dato dei benefici, quindi società, pubblico, i nostri stimoli, i nostri concetti, i nostri valori. Domani bisogna riportarli tutti sui campi e questo è l'obiettivo di domani, molto di più che vincere. L'obiettivo di domani è riportare entusiasmo in un ambiente in questo momento un po' l'entusiasmo al pezzo. Questo credo sia il nostro primo obiettivo, perché probabilmente domani, davanti a una grande prestazione, io sono convinto che i tifosi batterebbero le mani anche davanti a un pareggio, per dire. Davanti a una sconfitta sarebbe dura, ma davanti a un pareggio batterebbero le mani lo stesso. E davanti a una prestazione negativa domani è logico che tutti noi ci dobbiamo aspettare non certo cose positive, però io non voglio pensare che i ragazzi non sentano e non vivano questo momento e lo devono sentire e vivere nella maniera giusta. E la maniera giusta è quello di portare sul campo quindi quello che sanno fare, ma soprattutto non dimenticarsi di quello che sanno fare, non fare sì che tutto quello che ci circonda può fargli perdere di vista quello che in realtà questa squadra può fare. Mister, ha seguito la San Giovannese, che squadra troverà? La San Giovannese è una squadra ostia, una squadra che verrà a giocare una partita tipo come ha fatto il Poggi Pozzi. Se l'affronteremo come abbiamo fatto il Poggi Pozzi, pensando che siamo più forti e quindi prenderemo 3 punti, sarà difficilissimo, ma veramente difficile, perché chiaramente sono squadre rognose, sono squadre che vengano chiuse, che cercano la verticalizzazione sistematica, e quindi bisogna farsi trovare pronti, bisogna farsi trovare preparati a quello che può succedere domani. Certo, non sarà una partita facile, quello di sicuro. Grazie. Grazie.